Salve a tutti, sono Don Gianni Castrani e rilascio questa breve testimonianza per dare gloria a Dio. Come sapete, ecco, io ho avuto un ictus il 27 di aprile di questo anno, quindi sono quasi 8 mesi, e per fortuna il Signore mi ha guarito, veramente per grazia, scusate, per grazia il Signore mi ha guarito. E quindi per me è veramente una vita nuova. Già ho raccontato nel video su Facebook la mia testimonianza, la mia guarigione. Qui vorrei fare un passettino oltre, riflettendo a quello che sto cercando di vivere ogni giorno. Certamente questa è una vita nuova. È come rinascere dall'alto per me, perché considerando che prima ero paralizzata, adesso muovo la mano, adesso posso parlare, posso esprimermi. Per me è tutto una meraviglia, è tutta una grazia. Davvero, il Signore mi ha dato una vita nuova, una vita nuova. Già mi aveva dato una vita nuova con una conversione, ma qui veramente sono arrivato a 3 centimetri dalla morte. Pensavo di morire e invece il Signore ha fatto in me una cosa nuova. Questo nuovo modo di essere, di dare, in realtà non cambia niente perché faccio le stesse cose, però cambia tutto perché le faccio in modo diverso, anche in modo più gratuito, in modo più in cui davvero mi prendo più i miei spazi, più il mio stare con lui, contemplare la vita. Davvero, tante volte si pensa che essere santi è un dovere, fare tante cose, invece ho scoperto veramente la bellezza della vita, che la vita è meravigliosa, la vita è spettacolare, davvero. Ho questo senso, questo gusto della vita, e poi con la fede tutto questo assume un significato molto profondo. E questo tempo di Natale, veramente, in cui il verbo si fa carne, noi sperimentiamo questa grazia in mezzo a noi di un Gesù, di un Dio che si fa così piccolo, l'immensamente grande e l'infinitamente piccolo. E questa è una grazia incredibile. E quindi voglio ringraziare il Signore per questo tempo che mi fa vivere. E quando ero malato ho scoperto sicuramente la bellezza della vita, ma una cosa che ho apprezzato, che ho, diciamo, ce l'avevo anche prima, ma l'ho vista proprio, è la dignità della persona umana. Viviamo in un tempo in cui veramente le persone non valgono nulla, e invece il Signore ci dice: tu sei prezioso ai miei occhi, tu sei degno di stima e io ti amo. Vorrei dire a te questo messaggio, a te che sei considerato niente, zero forse in questo momento, ma agli occhi di Dio sei una meraviglia, sei un dono grandissimo. E quindi ringrazio il Signore davvero per tutto questo e lo benedico. E benedico tutti voi. E vi faccio i miei auguri di Buon Natale e vi do la mia benedizione. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace e la gioia del Natale che viene sia strepitosa, una gioia che entra dentro i meandri della vita e la rende meravigliosa ogni mattina. Quando ci alziamo, guardiamo al cielo e diciamo grazie, Signore, che mi hai dato la vita. Amen.